Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo di diagnosticare il guasto di un modem router. In particolare effettueremo la diagnosi degli stati di alimentazione convertitori di tensione e vedremo anche come utilizzare una termocamera Thermal Master P2 per individuare il guasto all'interno di un microprocessore. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questo modem router, colpito da una scarica elettrostatica durante il temporale, non dà alcun segno di vita. Marca Fritzbox, modello 7530AX. I LED frontali risultano completamente spenti. Alimentazione a 12 V e 1,5 A di assorbimento. Iniziamo la diagnosi andando ad alimentare il modem con un alimentatore variabile, regolato ad una tensione di 12 V. Ho modificato l'alimentatore originario inserendo in più un amperometro analogico. Link in descrizione. Una volta alimentato, il modem assorbe all'incirca 0,3 A. Questa debole corrente, sebbene escluda il cortocircuito del modem, non è normale per un modem che assorbe 1 A. Inoltre, i LED completamente spenti mi fanno pensare che ci sia un problema a livello di processore centrale. Andiamo ad effettuare la diagnosi di questa scheda, cominciando dal tracciamento delle tensioni di alimentazione, a cominciare dalla 12 volte in ingresso. Con l'occasione utilizziamo il mio nuovo multimetro Tesman, oggetto di un video precedente, link in alto a destra. Impostiamo la gamma su tensione continua, colleghiamo il puntale negativo del multimetro alla massa della presa USB per avere un riferimento di massa. Con il puntale positivo seguiamo il percorso della 12 V. Questa tensione viene filtrata da questi elettrolitici, ridotta da appositi circuiti convertitori di tensione che poi la passeranno ai vari chip presenti per la loro alimentazione. Su questo modem esistono anche dei circuiti convertitori che innalzano la tensione a 39 V per simulare la linea telefonica in uscita. Nella riparazione dei circuiti elettronici, una prima diagnosi consiste nella ricerca di componenti bruciati con rigonfiamenti o letteralmente saltati dal circuito elettronico. Anche l'elevato calore può essere un sintomo di malfunzionamento di qualche chip. Questo processore scotta parecchio, ma su questo torneremo più tardi. Vediamo l'altra faccia di questo circuito stampato. Come già anticipato, sull'altro lato troviamo i circuiti convertitori di tensione, che forniscono tensioni specifiche ai vari circuiti integrati presenti. Individuiamo ogni step down converter dalla presenza di una induttanza. Ognuna di esse è connessa ad un integrato step down converter che, a partire da una tensione di ingresso, produce una tensione più bassa in uscita, necessaria ad alimentare specifici integrati presenti nel circuito come microprocessori, memorie, eccetera. Oltre agli step down converter o buck converter che abbassano la tensione in ingresso, abbiamo i boost converter o step up converter che la innalzano ed infine i convertitori misti che possono effettuare entrambe le operazioni. In un integrato step down converter, la tensione di ingresso di 12 V viene convertita in una tensione inferiore di 3 o 5 V a seconda delle resistenze di feedback. Un MOSFET interno si apre e chiude velocemente per caricare e scaricare la tensione di uscita sull'induttanza e il condensatore elettrolitico di filtro. L'ampiezza dei cicli di apertura e chiusura determina il livello di tensione in uscita. Questi integrati sono molto efficienti, necessitano solo del 10% di energia per funzionare. Poiché forniscono correnti di diversi ampere, possono facilmente saltare, azzerando in tal modo la tensione presente in uscita. Per verificare la loro integrità, basta misurare il livello di tensione presente ai capi dell'induttanza. Seguendo le piste della 12 V, andiamo a misurare la bontà di tutti questi convertitori, all'ingresso dei quali troviamo delle resistenze fusibili, cui è riportata la dicitura 0 ohm. Queste resistenze possono saltare in caso di cortocircuito a valle. Una volta verificata la loro integrità, misurando la 12 V a valle delle stesse,
andiamo a verificare l'integrità di ciascuno di questi chip step down converter, andando a misurare la tensione prodotta direttamente ai capi di tutte queste induttanze. Primo step down converter converte la 12 volte in una tensione di 5 volte in uscita. Sul secondo step down converter abbiamo 3,3 volt, una classica alimentazione da memorie. Poi abbiamo 1 volt, classica per microprocessori. Quarta induttanza 1 volt anche qui. Quinto step down 1,2 volt. Dunque tutti questi 5 convertitori sembrano funzionare correttamente. Misuriamo questi altri due step down in basso, abbiamo 1,3 volt sull'una e 1,8 volt sull'altra. Anche qui si tratta di valori consoni con i chip che vanno ad alimentare. Per concludere questa panoramica sui convertitori, vi ricordo che esiste una quarta categoria di convertitori, cosiddetti Cook Converter, che semplicemente invertono la polarità della tensione in uscita. Magari ne parleremo in un altro video. Sul nostro circuito infatti è presente un particolare booster che riesce a quadruplicare la tensione di 12 volt. Verificando infatti queste altre due induttanze abbiamo su entrambe 11,85 volt e desumo che queste induttanze servano al circuito che genera la 39 volt necessaria all'uscita della linea telefonica analogica. Bene, poiché ciascuno di questi convertitori sembra funzionare correttamente, desumo che ci sia qualche chip guasto all'interno di questo modem. In particolare, il calore generato da questa zona in corrispondenza del microprocessore centrale mi fa spostare l'attenzione proprio su questo componente. In tutti questi casi di incertezza ci può essere utile una termocamera ad infrarossi. Questa Thermal Master P2 è in grado di vedere le fonti di emissione di calore sul circuito stampato, permettendo di tracciare il percorso della corrente. Di dimensioni molto ridotte, possiede al suo interno un sensore con risoluzione infrarossa di 256x192 pixel termici. Range di temperatura da meno 15 a più 550 gradi. Zoom fino a 15x. La termocamera arriva in un pratico astuccio, al cui interno troviamo un manuale in inglese, un contenitore a portachiavi in modo da portare con voi ovunque questa termocamera per ogni utilizzo. La termocamera si presenta molto compatta, molto piccola, con una presa USB Type-C. Nella confezione trovate anche un cavo prolunga per il connettore Type-C. Può essere collegata al PC, ma anche allo smartphone tramite app Temp Master. Tuttavia, la termocamera funziona anche con altre applicazioni dello stesso tipo. Utilizzo estremamente immediato, si inserisce la termocamera e si apre automaticamente l'app. Immediatamente appare l'immagine termica dell'oggetto. Abbiamo diverse gradazioni di colore che individuano le varie temperature presenti nel circuito stampato. Possiamo facilmente individuare componenti surriscaldati o in cortocircuito di cui possiamo scattare foto o registrare filmati. Nell'app possiamo accedere a diverse funzioni di tracciamento delle temperature per monitorare un'area specifica del nostro oggetto di attenzione. In questo modo si evidenzia facilmente un qualunque componente in corto perché surriscaldato o semplicemente un componente che sta fornendo notevole corrente. Nel mio caso specifico, inquadrando il microprocessore centrale e zoomando su di esso, possiamo individuare facilmente un punto di maggior calore che sicuramente desta qualche sospetto, che raggiunge una temperatura di quasi 65 gradi. In condizioni normali la radiazione dovrebbe essere uniforme. Probabilmente su questo processore c'è stato un cortocircuito che ne impedisce il corretto funzionamento. La termocamera permette di individuare anche eventuali componenti in cortocircuito, punti di surriscaldamento di qualsiasi scheda elettronica. In particolare in questo caso vediamo il surriscaldamento del convertitore di tensione che sta fornendo una discreta corrente al microprocessore centrale. Questa termocamera consente anche di effettuare uno zoom fino a 15x. Nel menu a disposizione nella schermata principale abbiamo diverse funzioni
per lo più legate alla possibilità di monitorare la temperatura, a cominciare dalla selezione di un punto specifico da rilevare. La possibilità di tracciare una riga di punti di rilevamento delle temperature, nonché il tracciamento di un'area rettangolare di monitoraggio o anche circolare. Con la funzione palette colori è possibile impostare diverse gradazioni di colore per l'immagine visionata. Terza funzione, foto e video da memorizzare nello smartphone. Quarta funzione, sovrapposizione dell'immagine della termocamera a quella della camera smartphone. Naturalmente per oggetti vicini questa funzione è poco utile perché le due telecamere si trovano agli opposti dello smartphone. Infine, con l'ultima voce di menu è possibile impostare la luminosità, il contrasto dell'immagine. Con la funzione calibro termico è possibile impostare gradazioni diverse di colore in un certo range di temperatura. Oltre a tutte queste funzioni, la termocamera può anche essere collegata ad un personal computer per rielaborare in maniera più completa le informazioni che visualizza. Grazie a questa termocamera posso scagionare i componenti limitrofi al microprocessore e soprattutto non perdere troppo tempo appresso ad una riparazione che risulta essere praticamente impossibile da effettuare. Senza dubbio, questa termocamera Thermal Master P2 risulta un ottimo e valido strumento nel laboratorio del riparatore per individuare facilmente componenti in corto o che si stanno surriscaldando troppo. Aggiungo che si tratta di una termocamera con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per chi fosse interessato all'acquisto, in descrizione troverete il relativo link e codice sconto per il sito della Thermal Master e anche per l'acquisto su Amazon. A conclusione, non dimenticate di fare un salto nel mio negozio virtuale di cui troverete il link in descrizione, dove troverete tutto per le vostre riparazioni. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per la visione e come al solito vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao!